classificata dall'ACI come quarta strada a livello nazionale e prima in Campania per pericolosità. La statale 372, la cosiddetta Telesina, da tempo definita la strada della morte. Trafficatissima, progettata 60 anni fa e quindi ormai vecchia, inadeguata, una strada strategica non solo per i comuni del Sannio ma anche per il transito dal Lazio verso la Puglia. Puglia, Lazio, Campania, insomma una triangolazione di tre regioni importanti e fondamentali. Spero che insomma ci sia un riconoscimento maggiore. Bisogna intervenire urgentemente, chiedono cittadini, comitati e dopo l'ennesimo incidente mortale il prefetto di Benevento ha convocato sindaci e responsabili dell'ANAS. Ha voluto dare un'indicazione più precisa sul cronoprogramma dei lavori. A maggio ci dovrebbe essere una determinazione del Consiglio di Stato che dovrebbe dare il via libera finalmente all'inizio dei lavori del raddoppio. In attesa dell'importantissimo intervento di raddoppio delle corsie, attivati interventi di manutenzione programmata per oltre 22 milioni di euro, 7 dei quali per la nuova pavimentazione da completare entro il prossimo settembre. Poi abbiamo un altro intervento di 2,5 milioni di euro che partirà entro la primavera e un terzo intervento da 1,7 milioni di euro che partirà entro maggio. Quindi noi entro la fine dell'estate avremo già pavimentato tutta la Telesina. Poi inoltre abbiamo già 9,5 milioni di euro in corso di realizzazione su 7 sovrappassi e ponti che ci sono lungo il tracciato e altri 5,5 milioni di euro in corso di attivazione e di progettazione.